Buongiorno a tutti amici, oggi voglio condividere con voi una delle mie ricette preferite, il tiramisù alle fragole. È un dolce semplice e sfizioso, è il dolce di stagione che si prepara in maniera semplice e veloce. E ora cosa aspettate? Seguitemi in cucina, lo prepariamo insieme. Gli ingredienti per questa ricetta sono una confezione di savoiardi, 300 g di fragole, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di cacao amaro, 50 ml di succo di arancia, 300 g di creamy cream. Per la decorazione utilizzerò foglioline di menta. Il primo passaggio da fare sarà quello di tagliare il picciolo e tagliare a cubetti le fragole. Ho messo le fragole in una ciotola, condisco con il succo d'arancia e lo zucchero, lascio riposare in frigo per circa un'ora. Trascorso il tempo ho separato le fragole dal liquido che si sarà formato. Sul piatto da portata cospargo con uno strato di crema. Dispongo uno strato di savoiardi. Verso sopra il liquido di macerazione delle fragole. Cospargo con uno strato di crema e uno strato uniforme di fragole. Ripeto l'operazione. Questa volta però non copro con le fragole, ma cospargo del cacao amaro. Infine decoro con le fragole tagliate a metà e foglioline di menta. Che dire, questo tiramisù è davvero golosissimo, questa versione è molto interessante, è una vera delizia. Noi ci vediamo prestissimo, possibilmente senza laringite. A presto, ciao!